Infine parliamo di arte, arte della distilleria, parliamo di veri talenti, è quello che vuole premiare il premio appunto fuori classe indetto dalla distilleria Castagnere. Quest'anno a chi è andato? Scopriamolo insieme. Essere fuori classe oggi è una cosa molto ambiziosa e averla raggiunta, sa, adesso sono completamente rilassato. Sorride Gianfranco Zoppas, insignito del premio Fuori Classe 2024, annuale appuntamento che Roberto Castagnier ha ideato per premiare le migliori espressioni di imprenditoria, impegno e talento. Mi sono innamorato di questa figura. Quest'anno il premio Fuori Classe, la giuria aveva decretato di fare un focus proprio sugli imprenditori, perché l'economia senza imprenditori sani non va avanti. Da San Mendemiano, Treviso, nato. Quindi dico, è un esempio che, come ne abbiamo tanti altri in questa provincia, dove con poco si può far tanto, purché ci sia talento, passione e volontà. Un premio che guarda al futuro, citati infatti nel corso della serata i giovani per i quali Gianfranco Zoppas vede una duplice possibilità. Hanno due possibilità, rimangono qua e si impegnano e cercano di parare il più possibile nella loro terra oppure vanno fuori, ma con l'intento di fare uno stage e tornare poi a portare le esperienze dall'estero in Italia. Purtroppo tante volte queste cose non avvengono, sfortunatamente. E sempre per i giovani sono tanti i progetti a cui ambisce il nuovo premio Fuori Classe. Al momento in cui c'è stato l'atterraggio del primo uomo nella Luna e mi ha aperto gli occhi e ha detto questo sarà il nostro futuro. E adesso lei vede che di spazio se ne parla sempre di più, come intenzione di creare colonie viventi e colonie anche che vanno a prendere le opportunità che nei mondi vicino a noi e non tanto vicini possono portare in termini di materiali innovativi. E l'innovazione rimane sempre l'essenza più profonda del fare impresa per Roberto Castagnier. Io nel mio piccolo ho cercato anch'io di innovare e di creare qualcosa che non c'era, quindi la grappa barricata, la grappa morbida, la grappa molto invecchiata, quest'anno abbiamo dato la 23 anni, abbiamo la grappa di Cortina, ho una barricaia di 3.000 barrique dove invecchio chiaramente le grappe da un anno a 24 ormai e le voglio portare per il mondo. La grappa oggi vende 5 volte di meno del cognac, io dico perché, vendiamo 1.000 volte meno del whisky, non vedo perché, e quindi dico, abbiamo un made in Italy, che è un obiettivo, la grappa non si può delocalizzare, bisogna farla in Italia, è tecnologia, è marketing, è estero, quindi dico, è un posto dove i giovani possono esprimere il loro talento.